Ciao, sono Silvia Gazzotti, psicologa del lavoro, e in questo video ti voglio spiegare chi è e che cosa fa proprio lo psicologo del lavoro. Partiamo da una premessa: per chiamarsi psicologo del lavoro in Italia, questo professionista deve aver fatto alcune tappe regolamentate, cioè deve aver studiato psicologia, di norma proprio psicologia del lavoro, che è un corso di laurea a parte, deve aver fatto un tirocinio pre-laurea per potersi laureare e un tirocinio annuale professionalizzante post-laurea affiancato da un altro psicologo. A quel punto il professionista ha fatto un esame di stato che ha superato diventando psicologo e afferisce a un ordine professionale, quello degli psicologi italiani, dove c'è un albo, un codice deontologico ed etico e la necessità di formazione costante per tutto il suo percorso professionale di vita. Quindi partiamo dal presupposto che questo professionista, per chiamarsi così, deve aver fatto tutti questi passaggi. Se una persona si definisce psicologo senza aver fatto l'esame di stato, essere iscritto a un ordine, tutti questi passaggi, c'è un abuso professionale. Dove ha studiato lo psicologo del lavoro? Dipende. Io, ad esempio, ho studiato psicologia del lavoro, sociale e della comunicazione a Padova, ma ci sono molte facoltà in Italia che permettono di specializzarsi in psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Di che cosa si occupa? Ecco, ovviamente ogni professionista si specializza nell'area di competenza o in quella che sente più affine, però diciamo che ci sono delle grandi categorie che sono atti tipici dello psicologo del lavoro. Innanzitutto, l'orientamento professionale, quindi si occupa di aiutare le persone a capire che cosa fare da grandi. Si occupa di supporto all'inserimento lavorativo, orientamento all'autoimprenditorialità, quindi tutti quegli aspetti che riguardano le competenze della persona con cui lavora per entrare nel mondo del lavoro, per crearsi un lavoro proprio. Si occupa poi di selezione del personale, cioè di solito nelle aziende, se è inserito nelle aziende oppure lo fa come consulente libero professionista, si occupa di condurre l'iter di selezione, di fare lo screening dei curricula, di gestire il colloquio di selezione. Un altro grande ambito dello psicologo del lavoro è la formazione professionale, quindi all'interno delle aziende, di enti pubblici, associazioni o di enti di formazione, si occupa di analizzare i bisogni formativi, fare la progettazione del corso, quindi proprio pensare quanto dura, come funziona, quali esercitazioni, con quale modalità, quanti partecipanti, quando lo facciamo, insomma, tutto quello che riguarda la progettazione. Può erogare il corso, quindi può essere egli stesso un docente del corso di formazione perché magari ha delle competenze specifiche, fa formazione formatori, fa formazione su competenze comunicative e relazionali all'interno della struttura organizzativa o che possono essere utili per i lavoratori e i professionisti. E alla fine si occupa della valutazione del percorso formativo, quindi tutto quello che riguarda la grande area della formazione professionale. Si occupa di sviluppo e valutazione del potenziale, quindi aiuta le aziende o i professionisti a capire quali sono le competenze chiave, qual è il potenziale della persona, per cosa è più portato, quindi tutto il tema dei talenti, capacità e competenze che riguardano lo sviluppo professionale della persona. E l'ultimo grande ambito dello psicologo del lavoro sono gli aspetti di prevenzione e supporto all'organizzazione, cioè tutto il tema delle analisi organizzative, dinamiche di gruppo, motivazione dei collaboratori, gestione dei gruppi, gestione della leadership, quindi tutte quelle tematiche che riguardano le competenze trasversali, comunicative e relazionali all'interno dell'azienda per aiutare la struttura organizzativa a lavorare meglio, a funzionare meglio, ad essere più performante, a fare una buona gestione del cliente, quindi il cosiddetto customer care. O sempre all'interno di questa parte di organizzazione si può occupare degli aspetti di comunicazione interna o esterna dell'azienda, marketing. E quindi anche tutto il mondo della comunicazione digitale che ormai è entrato a far parte di tutte le attività professionali dei professionisti. Ho cercato di fare una carrellata su chi è, cosa fa lo psicologo del lavoro, sperando di aver dato qualche dritta per capire questo tipo di professionista. Ecco, poi quando mi chiedete la differenza con altri professionisti, come ad esempio i coach, i counselor, secondo me dipende molto, cioè secondo me uno psicologo del lavoro che è esperto in valutazione del potenziale, in sviluppo e in orientamento non è molto diverso da un business coach. La differenza ovviamente la fa la formazione di base, gli anni di studio, il codice deontologico al quale lo psicologo afferisce, l'esame di stato che ha dovuto sostenere, oltre alla formazione obbligatoria continua che è prevista dall'iscrizione all'albo. Però insomma, ovviamente ci sono altre professioni, come ad esempio i formatori che si occupano di formazione con lo psicologo del
del lavoro, dipende tutto dalla formazione. Ovviamente ci sono campi, diciamo, di sovrapposizione con altri professionisti non psicologi e non psicologi del lavoro. Hai qualche domanda sulla psicologia del lavoro, sullo psicologo del lavoro? Sono a disposizione nei commenti oppure attraverso il mio sito puoi contattarmi e chiedermi quello che vuoi. Ciao, grazie per essere rimasto fin qui.